oggi il giorno del funerale di Loris Estival. Tra poco alle 15 la funzione nella parrocchia del paese che si ferma per ricordare quel bambino e stare accanto a quella famiglia ora lacerata dal dubbio. La madre resterà nel carcere. Da una delle inchieste milanesi sull''ndrangheta la soluzione per un delitto di 40 anni fa nella Milano Nera, quando i picciotti delle cosche sparavano per la strada all'uscita delle discoteche di periferia. Dalle intercettazioni l'inchiesta è arrivata fino ad un boss delle 'ndrine. Ci sono i delusi e ci sono i soddisfatti, si divide nei commenti sulle web il popolo dei no-tav. Quell'assalto al cantiere non fu un atto terroristico per il Tribunale di Torino. Per qualcuno non basta, ma il movimento ora deve affrontare altri processi. Cinesi a Prato, la storia di oggi è quella di un muro dove le prostitute lasciavano tra numeri e videogrammi il loro recapito telefonico. Il comune, nella bonifica della zona, teatro della tragedia del rogo di un anno fa, li ha coperti con una mano di bianco e a protestare sono anche gli italiani. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti a questa nuova edizione delle TG Cronache. Dunque Santa Croce Camerina in questi minuti si sta preparando per i funerali del piccolo Loris Estival, per il cui delitto, lo sapete, si trova in carcere la mamma Veronica Panarello. Noi ci colleghiamo subito con la nostra inviata Antonella Galli, che si trova davanti alla chiesa dove tra poco appunto si svolgeranno i funerali. Sì, buongiorno Caterina, lutto cittadino oggi qui a Santa Croce Camerina per questi funerali che si sono attesi per 19 giorni. Inizieranno, come dicevi, tra poco, intorno alle 15, la salma di Loris dovrebbe arrivare qui a minuti direttamente dall'ospedale di Ragusa Ibla. Come vi avevamo detto anche ieri, in chiesa non ci sarà la mamma Veronica Panarello in cella a Catania, accusata di aver ucciso lei il figlio Loris. L'avvocata ha ritenuto più opportuno non chiedere neppure il permesso al giudice. Ci sarà invece tutta la sua famiglia, a partire dal padre Davide. È proprio per suo volere che in chiesa non saranno ammesse telecamere. Ci saranno tutte le autorità locali, ci sarà anche il governatore della Sicilia Crocetta, e prima dell'inizio della cerimonia funebre qui arriverà in un corteo composto da tutti i suoi compagni di classe e anche della scuola media, della stessa scuola che lui frequentava. Poi appunto alle 15 l'inizio dei funerali. L'ultima notizia che volevo darvi è che il padre Davide oggi ha annunciato tramite il suo legale che si costituirà parte civile contro chiunque sia ad aver ucciso il figlio, anche se la legge dovesse dimostrare che è stata la moglie. Qui da Santa Croce Camerina è tutto, i funerali come dicevo alle 15. Caterina, a te. Grazie, grazie alla nostra inviata Antonella Galli. Adesso occupiamoci di un mistero durato 38 anni, il delitto del nomade Giuseppe De Rosa, morto a Milano nel 1976 dopo una rissa in discoteca. I carabinieri sono riusciti a risolvere il caso, che è maturato nel sottobosco della criminalità. Sarebbe stato lo storico boss dell''ndrangheta di Milano, Rocco Papalia, in carcere adesso a Napoli, ad uccidere lo zio. Sono invecchiati i bravi ragazzi dell''ndrangheta di Milano. Da quando andavano a ballare al Parco delle Rose e guadagnavano miliardi di lire con i sequestri di persona. Ma il passato conta. È bello parlare delle origini quando i problemi si risolvevano col piombo, e poi ci sono delitti, come scrivono i magistrati, che sono una pietra miliare nell'affermazione delle famiglie al nord. Agostino Catanzariti e Michele Grillo sono due uomini di Rocco Papalia, detto Onginu, mamma santissima storico di Bucinasco, 64 anni, un viceré lombardo delle 'ndrine calabresi, detenuto a Napoli e praticamente in scadenza di pena. Ha già avuto un permesso premio nel 2011, i suoi conti con la giustizia si chiudono in teoria nel 2016. È stato lui, secondo l'accusa di omicidio, che oggi a quasi 40 anni di distanza gli viene contestata dalla Procura di Milano, a uccidere nel 1976 Giuseppe De Rosa, uno zingaro assassinato a colpi di pistola fuori da una discoteca di via Massarani, in zona Corvetto, dopo una lite per una storia di donne. L'inchiesta contro Papalia, archiviata nel 1978 dal giudice istruttore, è stata riaperta ora dal pubblico ministero Paolo Storari, uno dei sostituti del pool della Boccassini.
La chiave è l'intercettazione registrata nel 2012 fra Grillo e Catanzariti, due ex sequestratori. Catanzariti è da sempre uno dei fedelissimi di Ingino. Nel 1981 hanno trovato nella sua cella un pizzino con scritto «Catanzariti Vangelo», cioè componente di un'elite dell'Andrangheta, Papa Lia Supercapo. Nella nuova inchiesta non ci sono collaboratori. I boss a 40 anni di distanza fanno ancora paura. I picciotti nel 2014, dopo la riapertura dell'indagine, vanno fino in ospedale per intimidire un testimone che nel 1976 ha confezionato un alibi falso. Gli ho detto: guardi, io non conosco nessuno, è la rassicurazione del teste. Gli uomini di Rocco Papalia sanno come convincere chi può aiutare le indagini. Una donna, pure testimone, spiega perché nel 1979 al processo aveva ritrattato le sue dichiarazioni. Mio marito mi disse che non sarei uscita viva se non avessi ritrattato. Gli sgarri si regolano con le pistole o, peggio, con le bombe. Catanzariti lo dice chiaro al suo compare che con gli zingari sarebbe stato meglio chiuderla per sempre. Un morto era troppo poco. Prima. Che non è più una discussione a parte della rosa. Dai, mo così. Se cerchiamo di andare via, non pari. Canare i metri, inizia lenta combustione, rapida combustione, tutto. Se cerchiamo di non pari, mandiamo fuoco. Come giunto? Sì, facciamo marmellata. E quella di oggi è una giornata particolare per i genitori di Chiara Poggi, che da ieri hanno visto confermato dalla giustizia quello che pensavano da sempre. L'assassino della loro figlia, appunto Chiara Poggi, è l'ex fidanzato Alberto Stasi, che ieri è stato condannato a 16 anni di carcere. A Garlasco questa mattina si leggono i giornali. C'è chi non capisce il perché di una pena dimezzata rispetto ai 30 anni chiesti dall'accusa, chi si domanda come hanno fatto i giudici ad assolvere per due volte Stasi per poi condannarlo. In tanti rimane ancora il dubbio se sia lui o no l'assassino di Chiara. La famiglia Poggi è assediata dalle telecamere fuori dalla villetta. Sempre contenuti nel loro dolore i genitori di Chiara Poggi, ieri sera dopo la lettura della sentenza di condanna a 16 anni per Alberto Stasi, da sempre unico imputato per l'omicidio della loro figlia, il loro viso appariva più rilassato. I ringraziamenti al pool di avvocati diventati per loro in questi anni di processi quasi una famiglia. Trattengono a stento le lacrime davanti alla selva di telecamere fuori dall'aula. La prima emozione è stata fatta giustizia. Volevamo la giustizia per Chiara, tutto qua. Non certo è che guarderò Chiara e le dirò: ce l'hai fatta. Ha guidato i giudici? Ha guidato i giudici. Sì, è stata fatta. Alberto Stasi ha ascoltato immobile la sentenza. Sono sconvolto, ha detto i suoi avvocati mentre usciva con loro dal retro dell'aula. È una sentenza che non ha senso, ispirata al principio poca prova, poca pena, hanno commentato a caldo i difensori del ragazzo, che già annunciano il ricorso in Cassazione per l'ultimo e definitivo verdetto. Non cercate a tutti i costi un colpevole, condannando un innocente, aveva detto alla corte il 31enne commercialista nella sua dichiarazione spontanea prima che i giudici si ritirassero per 7 ore in camera di consiglio, il suo ultimo appello per dichiarare la propria innocenza. Si chiude così il quarto atto di questa vicenda giudiziaria. Dopo due assoluzioni, la decisione della Cassazione che ha indicato alla Corte d'Appello di Milano di valutare nel loro complesso tutte le prove, e così ha fatto il procuratore generale Laura Barbaini in questo processo, dove sono venuti fuori nuovi elementi, sono state rifatte e completate perizie, come quella sulla camminata dell'allora fidanzato di Chiara, entrato nella villetta di Garlasco la mattina del 13 agosto 2007. Impossibile per Stasi, con tutto quel sangue
sangue sul pavimento, non sporcarsi le scarpe. Chi ha ucciso Chiara ha lasciato le sue impronte in bagno e sul contenitore del sapone sul lavandino, perché l'assassino si è lavato le mani, ha usato e portato via due asciugamani. E poi le impronte insanguinate lasciate sulla maglietta della ragazza, ma che non sono mai state notate in tutti questi anni, tracce andate perse per l'imperizia dei primi soccorritori che hanno girato il corpo. Sarà arrestato Alberto Stasi? Chiedono i giornalisti al procuratore generale. Ogni cosa a suo tempo, è la risposta. Ma oggi è il giorno dopo di un'altra sentenza, la sentenza sui no-tav, una sentenza che li ha condannati per l'attacco ad un chiantiere in Val di Susa nel 2013, ma li ha assolti dall'accusa di terrorismo. Sono molti i commenti che sono stati lasciati sul web e adesso che cosa succederà? Tenete duro, sì, ma si sono beccati 3 anni. Caduta l'accusa di terrorismo per i no-tav? Se sei un no-tav, stai attento, perché potresti essere condannato anche tu a 3 anni e mezzo per aver distrutto un compressore. Ci sono i contenti e gli scontenti nella rete, nel popolo no-tav, il giorno dopo la sentenza che in un minuto ha spazzato via la parola terrorismo dal processo più insidioso, quello contro i 4 militanti dell'area anarchica condannati per danneggiamento e detenzione di armi da guerra. Ci sono quelli che cantano vittoria, proprio come chi ieri si abbracciava nell'aula bunker del carcere Le Vallette di Torino e piangeva dopo la lettura della sentenza. E poi ci sono quelli che ritengono 3 anni e 6 mesi una pena comunque troppo alta. Lo scrivono sui social network e nei siti di controinformazione. A cantar vittoria il leader storico dei no-tav Alberto Perino, che si lascia andare all'entusiasmo. È un giorno di festa per il movimento, commenta. Adesso la smettano di colpevolizzarci. Se iniziassero a scavare su appalti e LTF forse troverebbero lì delle cose illegali. È una sentenza che ha anche risvolti politici, lo dimostra il commento a caldo del ministro dei trasporti Lupi, che ieri aveva detto: se non è associazione con finalità terroristiche incappucciarsi e organizzare l'assalto allo Stato, qualcuno mi deve spiegare cosa sia. Anche il senatore PD Stefano Esposito chiede cautela sulle reazioni di soddisfazione alla sentenza. Se erano 4 ragazzi che hanno esagerato un po', c'è da chiedersi come mai i magistrati della Corte hanno avuto la scorta dal primo giorno e perché ce l'ho io. La procura ha annunciato che farà ricorso in appello sostenendo le stesse accuse per i 4 attivisti in carcere da 1 anno in regime di alta sorveglianza. I legali hanno annunciato che faranno istanza affinché vadano ai domiciliari. Quello che è certo è che questa sentenza apre nuovi scenari e interrogativi. Cosa succederà adesso? È la domanda che gira non solo in rete. Quale impatto avrà questa sentenza sull'altra vicenda? Quella dei 3 attivisti arrestati a luglio, sempre con l'accusa di terrorismo, ancora una volta, per l'assalto al cantiere del 14 maggio 2013. La procura dovrà forse cambiare strategia per portare avanti la stessa tesi e lo stesso impianto accusatorio bocciato ieri dalla Corte? Allora, si diceva che cosa succederà dopo. Il 19 luglio del 2013 il gruppo di no-tav inscenò con pietre e petardi, quindi un altro gruppo, un attacco al cantiere del TAV a Chiomonte. Per quell'episodio questa mattina il GUP ha disposto oggi 7 rinvii a giudizio. I no-tav quindi saranno processati in tribunale a Torino il 17 dicembre del 2015 per violenza pubblico ufficiale, mentre una loro compagna giudicata con il rito è stata assolta e qui appunto non c'è l'accusa con finalità di terrorismo. E adesso una storia piuttosto curiosa che arriva dalla Chinatown di Prato, dove la convivenza, lo sapete, tra cinesi e italiani per molti versi è piuttosto complicata, tranne sembra in un caso, ed è quello che vi stiamo per raccontare in questo servizio. La storia ha a che fare con i muri di una zona periferica di Prato, il Macrolotto, che l'amministrazione comunale ha deciso di ripulire, ma questo gesto non è piaciuto a diversi pratesi. Riqualificare il Macrolotto 0 di Prato, quartiere difficile multietnico della città, è da sempre uno degli obiettivi del comune toscano. Studenti di architettura, professionisti affermati, dibattiti pubblici tra esperti nel rilancio di zone in difficoltà. Tra proposte, proteste, idee per un futuro che certo verrà, l'amministrazione ha pensato bene di cominciare dalla base, da quei muri tra negozio e negozio coperti di scritte, numeri, ideogrammi che molto alla lontana rimandano ai dazibao, i manifesti critici affissi dagli studenti durante la rivoluzione culturale.
Central cinese. Cominciare da ritinteggiare i muri è poco, diranno i più critici. Non fosse che a quel poco i cittadini del quartiere si sono opposti, o perlomeno ci hanno provato. I numeri che vedete coperti da uno spesso strato di vernice sono quelli delle prostitute cinesi che operano in questo quartiere. I cittadini hanno chiesto all'amministrazione di non cancellarli per non perdere riferimenti che considerano preziosi. È il mestiere più antico del mondo, è diffuso credo un po' ovunque, quindi diciamo è un tema che interessa tanti, anche i miei colleghi italiani. Certo, questa è una peculiarità abbastanza sorprendente, lo dico in maniera sincera. Noi l'operazione decoro e pulizia del Marolotto Zero è un impegno che ci siamo presi, lo portiamo avanti fino a un fondo, e quei numeri di telefono li fotografiamo e chiameremo se dovessero riapparire tutti loro avvertendoli dei rischi che corrono. Certamente questo è un episodio, diciamo, rubrichiamo nella, non so nemmeno io, nel folklore, credo, spero, però ecco, che registriamo con una certa sorpresa. Alcuni muri, come vedete, sono già stati ridipinti, altre scritte verranno coperte nei prossimi giorni, ma volendo spostare un poco più in là lo sguardo, il segnale da cogliere è quello di un'integrazione culturale paradossale ma possibile in uno dei luoghi d'Italia in cui l'immigrazione cinese ha cambiato faccia, il che ha come conseguenza una competizione spesso oltre i limiti della legalità ogni giorno più dura. Una situazione che ha assunto i contorni della tragedia quando una delle fabbrichette fatiscenti iperproduttive prese fuoco il 1° dicembre di un anno fa, a bruciare un capannone in via Toscana dove aveva sede un'azienda tessile cinese. 7 persone vi rimasero carbonizzate dentro. Oltre a lavorare in quella fabbrica, 7 operai dormivano in loculi soppalcati delle celle, lontane decine di metri dall'unica uscita di sicurezza tra il loro letto e la via di fuga, quintali di materiale infiammabile. La procura di Prato ha chiesto il rinvio a giudizio per 3 imprenditori cinesi accusati di omicidio colposo plurimo aggravato, incendio colposo aggravato, omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, sfruttamento della manodopera clandestina. Il processo si chiuderà lunedì prossimo. Al di là di possibili condanne, il velo alzato su una provincia che ancora non riesce a integrare la nuova comunità asiatica in continua espansione non può essere riabbassato, nonostante il muro del sesso, prova bizzarra di integrazione inconfessabile. E ci ha lasciato tutti attoniti la morte di Virna Lisi, avvenuta questa mattina a Roma. Aveva 78 anni. Virna Lisi era di una bellezza incredibile, molto elegante, aveva lavorato nel cinema e anche nella televisione. Era diventata una star in Italia ma anche ad Hollywood, che però lasciò quasi subito perché considerava quel mondo una facciata. Noi vi facciamo sentire una intervista che è stata realizzata alcuni anni fa dalla nostra redazione. Virna Lisi, qui la sentirete, racconta se stessa, racconta anche della sua carriera. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. Se io dicessi che sono una nonna stupenda, sarei un po' presuntuosa. Loro mi dicono che sono stupenda, per cui io sono molto contenta di questo. She's always a woman to me. She can lead you to love, she can take... Virna è il mio nome. Piera Lisi, che hanno spezzato, non si sa perché all'inizio, poi io non ne capivo niente, hanno detto Piera Lisi è troppo lungo, mettiamo Lisi che è più carino. Vabbè. E me lo sono portato dietro tutta la vita. Stavo andando a scuola e mio padre mi disse devo andare a trovare un amico che faceva del cinema, grande amico suo, erano come fratelli, e io con la mia tuta da ginnastica e la cartella, perché allora non esistevano gli zaini, la cartella, cioè, andai lì e mi misi in un angolo mentre loro parlavano a fare i compiti. Arrivò il figlio, che era Giacomo Rondinella, che era allora un grande cantante, e doveva fare un film. E disse chi è quella ragazza? Disse al padre. Dice come chi è? L'hai vista nascere? Dice Virna. Ci andrebbe benissimo per questo film che devo fare adesso. Oddio, io l'orecchio. Ma non tanto, non sapevo neanche che cos'era il cinema, non sapevo niente. Mi fecero un provino, andò bene e da lì iniziai, ecco. Io che ero timidissima nella vita, davanti alla macchina da presa ero proprio... Niente, era un mio elemento, ho sentito subito che era una cosa che mi sarebbe piaciuta. Il mio primo film è stato il più grande incasso americano, dico, per cui un lancio fantastico è stato. Poi dopo io
volevo fare un po' quello che mi piaceva fare, non quello che mi imponevano. Per cui anche essendo molto giovane ho detto: ragazzi, qua mi ricompro un contratto e me ne ritorno in Italia. Ho seguitato a lavorare, per carità, dico, per gli americani per tanti anni, ma in Italia, dove io mi sentivo molto più a mio agio. Le piacciono le fragole? Sì, sì, molto, grazie. Oh, meno male. Sono la passione di mio marito. Micione mio santo. Miau, Misha, sono il tuo gatto io. Sì. La bellezza all'inizio aiuta molto, molto, perché veramente una bella donna ha sempre le porte aperte, una brutta donna è più difficile. Dalla brutta donna si chiede sempre l'intelligenza, le cose. Da una bella donna non gli si chiede mai niente, è bella e basta. E lo sa cosa pensa? No. Penso a lei. Ma cosa dice, ragioniere? Milena, la notte non dormo. Troppi caffè, ragioniere, che io dico sempre. Non scherzi, la prego. Milena, sono innamorato di lei. Non so, io per esempio nella mia vita adoravo fare determinate parti che non mi davano e le davano a quelle che erano un po' più brutte di me. E per me è stato un dolore, perché dicevano: no, è troppo bella, per carità, questo non lo può fare. E io ho incominciato già 30 anni fa a imbruttirmi per fare dei personaggi importanti, drammatici e belli. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual life. Alla fine hanno vinto gli hacker e Sony ha deciso di ritirare dal mercato il suo film, la pellicola che ironizza in qualche modo sul regime nordcoreano e del suo leader Kim Jong-un. Però l'attacco cibernetico sta assumendo le proporzioni di una crisi diplomatica, perché dietro il crimine informatico ci sarebbe proprio il regime nordcoreano. Guardiamo le immagini di questo trailer, un'intervista in uno studio televisivo, una festa di fine anno, spezzoni da un film apparentemente innocuo, una commedia. Peccato che la sua uscita nelle sale sia stata sospesa su ogni piattaforma di visione, cosa mai successa nello show business americano. Il film si intitola The Interview e doveva riempire le multisala durante le vacanze di Natale. Un investimento da 43 milioni di dollari per il colosso della Sony, che si trova a fronteggiare una storia che sembra una sceneggiatura. Il film satirico ironizza sul regime nordcoreano di Kim Jong-un e racconta l'immaginario complotto della CIA per togliere di mezzo il dittatore. Una sceneggiatura per la quale il regime di Pyongyang, appena venuto a conoscenza, aveva protestato ufficialmente addirittura all'ONU, chiedendo di bloccarlo, giudicandolo un atto di guerra. E guerra c'è stata sotto forma di un conflitto 2.0. Sono entrati in azione gli hackers che 3 settimane fa sono entrati nel sistema informatico della Sony, rubando dal server le comunicazioni per posta elettronica, i dati personali dei dipendenti, retribuzioni e informazioni sanitarie scomprese. Sulla stampa appaiono così i testi di mail tra dirigenti e registi. Si parla male, malissimo, di Angelina Jolie e altri personaggi chiave del sistema cinematografico hollywoodiano, un'industria che fa girare miliardi e che anche nell'immagine ha la sua forza. Gli hacker si nascondevano dietro questa videata, i guardiani della pace, il loro nome, per l'FBI sono nordcoreani, gli stessi che erano entrati in azione qualche mese prima sui server della TV statale e di alcune banche sudcoreane. Per la Sony era già sufficiente il danno per il furto dei dati, ne ha fatto le spese anche le sceneggiature del nuovo film di James Bond, ma oltre all'attacco erano arrivate anche minacce. La prima mossa era stata quella di ammorbidire una scena del film in cui si faceva saltare per aria la testa di Kim Jong-un. Non è bastato, evidentemente i servizi americani che hanno seguito la vicenda fin dal primo hackeraggio, forti dell'esperienza di Wikileaks e di Snowden, hanno davvero temuto il peggio e così hanno ritenuto valide e concrete le minacce lanciate dai guardiani della pace. Non programmate quel film, altrimenti gli Stati Uniti subiranno un attacco simile a quelli dell'11 settembre. E così la Sony ha preferito ritirare la pellicola, nonostante Barack Obama ieri, dopo lo storico annuncio della riapertura delle relazioni con Cuba, abbia trovato lo spazio e il tempo per dire agli americani che il cyberattacco era una faccenda molto seria sulla quale l'amministrazione stava indagando e avrebbe informato la gente. Il presidente ha comunque invitato gli americani ad andare al cinema. Non conosciamo la reazione ufficiale del governo nordcoreano, che ha appena concluso di celebrare con tutto il paese la fine del lutto durato 3 anni per la morte del padre di Kim Jong-un. Torniamo in Italia, che cosa fare di quell'area molto privilegiata perché è collegata alla città una volta che sarà terminata l'esposizione universale?
L'Expo dopo l'Expo, che fare di quell'area sulla carta pregiata perché ben collegata con la città, con le autostrade, dotata di infrastrutture e reti internet create per l'esposizione, che però sembra non riscuotere interesse. Il bando di gara da 315 milioni di euro per la vendita dell'unico lotto è scaduto a metà novembre, senza che nessuno si facesse avanti. A rilanciarla ci provano gli industriali lombardi, un grande parco tecnologico per aziende italiane e internazionali che si sviluppi nei 105 ettari di terreni e infrastrutture che rimarranno quando i padiglioni saranno smantellati. Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, non ha dubbi e boccia l'idea del grande stadio che solleticava il Milan, che piace tanto al governatore Maroni di fede rossonera. L'idea di una Silicon Valley lombarda non dispiace anche al sindaco di Milano Giuliano Pisapia, un volano di crescita per una Milano e la regione dove la crisi si sente forte, ma anche dove si vedono spuntare i primi segnali di una ripresa. La produzione manifatturiera dal 2013 continua a risalire, l'export lombardo in rialzo dell'1,3% nel terzo trimestre, una disoccupazione che è la metà di quella nazionale. Quindi io credo che ci sia ottimismo, credo che l'Expo possa offrire un'occasione, una spinta in tutto questo, e quindi siamo in un momento estremamente importante, perché anche il mondo esterno ci può aiutare. Questa discesa del petrolio per certi versi rappresenta un enorme trasferimento di risorse nel mondo verso le famiglie, verso i consumi. A giugno del 2016 la società che gestisce Expo restituirà i terreni del sito ai proprietari dell'area. Regione Lombardia, Comune di Milano e Fiera, per ora sono arrivate manifestazioni di interesse solo per piccole aree. Scoraggia proprio la mole del bando, un unico lotto di terreni di cui il 54% deve essere destinato a parco. Ma la frammentazione preoccupa. A fare gola sono solo le aree già attrezzate, quelle in cui resteranno le infrastrutture dell'esposizione attorno a Palazzo Italia, che sarà un palazzo dell'innovazione. Ma chi investirà invece nelle aree verdi? Vogliamo far presente che i cittadini che sono stati interpellati anche in occasione di un referendum cittadino, la richiesta che è stata avanzata è una richiesta molto chiara, cioè l'aspettativa è che in quell'area trovi spazio un parco del verde per restituire almeno in parte quell'area agricola che un tempo, fino a pochi anni fa, era il sedime di Expo. Ci può essere uno spazio anche per ragionare su residenza di qualità, sulla realizzazione di un ecoquartiere. Gli azionisti dell'area hanno dato mandato alle università milanesi per studiare una soluzione. Expo e la gestione del dopo sono una sfida ancora tutta da vincere, osserva cauto il sindaco Pisapia, da tenere presente per chi già pensa alle Olimpiadi. Staremo a vedere, ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Eccoci qua, non ci sono notizie dell'ultima ora. TG Cronaca torna domani alle 14. Buon pomeriggio a tutti voi.